bell. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Ciao, sono Daniele Guidoni, chef del ristorante Spartito di Roma. Oggi vi presenterò una ricetta molto divertente e sfiziosa che potreste usare tranquillamente per il vostro nuovo menù di Natale. Avremo bisogno di dei gamberi, della pasta kadaifi, semplici due avocado, pomodori, lime, cipolla. Partiamo con il pulire i gamberi. Semplicemente togliamo le zampette. Andiamo a sfilare la coda. Poi andiamo a prendere la nostra pasta kadaifi, che potete trovare in tutti i supermercati, oramai molto semplice da reperire. Ok. Questa pasta kadaifi potrete fare tranquillamente 100-150 porzioni. Andiamo a sistemarla verticalmente. Poggiamo il nostro gambero qui verso la fine. Andiamo a fare un piccolo giretto e andiamo a rotolare tutto fino a coprire completamente il gambero. Eccoci qua, così. Adesso lo adagiamo, se volete anche in frigo, così la pasta kadaifi assorbirà tutti gli umori del gambero. Ed andiamo a preparare il nostro guacamole. Allora, per fare un guacamole servono avocado, possibilmente maturi. Andiamo a togliere tutto. Poi, con l'aiuto di un cucchiaio, andiamo ad aggiungere dell'olio, un po' di pepe, poi andiamo a spremere un lime, mettendo sempre la mano per non far cadere i semi, che se vengono frullati poi risultano amari. Ed andiamo a frullare il tutto. La consistenza del guacamole deve essere non troppo liscia. Infatti nella ricetta classica viene pestato o schiacciato semplicemente con una forchetta, ma siccome che questo era leggermente coriaceo, lo abbiamo frullato con il mini beamer. Poi andiamo a finire il nostro guacamole aggiungendo mezza cipolla, possibilmente rossa. D'estate io preferisco usare la cipolla di Tropea, che rilascia un ottimo profumo ed è molto buona, molto dolce. Andiamo a tritarla. Poi in base ai gusti potete metterne di più o di meno, questo non è un problema. Andiamo ad aggiungere mezzo pomodoro grappolo, pomodoro verde. Poi se riusciamo ad andare al supermercato, magari quelli un po' più forniti, possiamo trovare anche il pomodoro pico de gallo, che è un pomodoro spagnolo molto buono, molto coriaceo. Andiamo ad aggiungere qualche goccia di tabasco, 5-6 gocce. Ok, poi il sale. Andiamo a amalgamare bene il tutto. Se la dovete riporre in frigo, questa va bene mettere la pellicola a contatto, perché sennò l'avocado si ossida e diventa marrone tendente al nero. Adesso possiamo andare a friggere il nostro gambero in olio di semi di arachide, temperatura 180 gradi.
Andiamo a sentire l'olio. Ok. Questa può essere un'ottima ricetta per metterla, inserirla nel menù di Natale. Ad esempio, questo è il mio antipasto di Natale da almeno 2-3 anni, che è molto sfiziosa e ci permette di prepararlo prima e tenerlo già pronto in frigo, pronto per essere fritto agli ultimi minuti. Andiamo a girarlo. In questo caso ci è venuta via la testa, ma la riusiamo. Ok, questa è la colorazione desiderata. Lo mettiamo un attimino ad asciugare e intanto ci andiamo a preparare il nostro piatto. Al ristorante viene servita con una piccola quenelle di guacamole sotto e appoggiato sopra tranquillamente il gambero kadaifi. Ok, leggiamo così, prendiamo il nostro gambero, ci andiamo ad appoggiare la nostra testa ed ecco qui, gambero kadaifi con salsa guacamole. Eccoci qui con il nostro gambero kadaifi in salsa guacamole. Buon Natale a tutti!